Allora, ci siamo, buonasera, live da Locco Rotondo. Vi faccio vedere qual è la situazione attuale. Sono educati. Sembra che stiano regalando qualcosa a qualcuno stasera. Sto testando la modalità Pure Video dell'Insta360 Ace Pro. Non so se mi sentirete, testeremo anche il microfono. Per il resto sto testando la modalità notturna dell'Insta360. Vediamo come si comporta. Molto leggera. Fa un discreto freddo, neanche tanto. Cioccolate calde in mano, vin brûlé, decorazioni, mi sta squillando il cellulare. Interrompiamo. Allora, dicevo, ho annullato la registrazione, quindi ho provato anche l'annullamento della registrazione, quindi devo tenere premuto l'otturatore per annullare la registrazione, altrimenti posso addirittura stopparla e riprenderla quando voglio. Non so quale sia la differenza, onestamente, con la modalità Pure Video, se sono più luminoso o meno, però per quanto riguarda stabilizzazione, devo dire niente male, anche se sui kart ovviamente a 50-60 all'ora con il petto si muove un po'. Proviamo lo zoom, vediamo, zoom, niente male. Ci sono delle modalità che si chiamano ultra, dev wrap con la distorsione, poi addirittura con l'orizzonte a 45 gradi e a 360. Batteria, ho registrato circa 30 minuti in modalità 4K 30fps in HDR. Sta circa al 30-35%, non si surriscalda minimamente. Lo stick è davvero comodo, lo schermino tanta roba, addirittura mi tiene la messa a fuoco sulle persone che dico io con un riquadro giallo. Da questa parte invece vedo la registrazione in rosso, il minuto, la durata dell'SD e addirittura il logo della modalità in cui sta riprendendo, quindi in questo caso Pure Video, che dovrebbe essere la modalità in cui la luce viene messa più in risalto per la sera. Per quanto riguarda invece altre modalità, non ho avuto ancora tempo di provarle, tranne la modalità Fear Frame, non sono sicuro che si chiami così. Comunque la modalità in cui in 4K 60fps in rapporto a 4 terzi posso registrare sia in verticale che in orizzontale, che è la modalità in cui in teoria io lavoro di più, perché posso fare la ripresa sia per YouTube che per Instagram o per TikTok in questo caso. Però ha dei problemi, perché con la griglia riesco a vedere bene il formato, però in post produzione non mi piace tanto, perché io lavorando in 16 noni sia per YouTube che per Instagram è un po' ristretto. Devo capire ancora. Comunque, nel frattempo siamo in fila ancora. Evidentemente qua a Locco Rotondo stanno regalando qualcosa, non lo so. È impressionante come in una città, in un unico giorno, anche se di festa, c'è un'affluenza così enorme per un'unica festività. Cioè, questa è una città. Cioè, questa è una festività che non ne ho idea. Cioè, è per una città. Perché non si riesce a passare? Entra. Quel giorno. Non entra minimamente. Entra. Non penso proprio. Cioè, addirittura sono intervenute le forze dell'ordine e polizia locale. La finanza. Polizia locale a far rilavorare il giorno dell'Immacolata ce ne vuole. Eppure comunque vengono retribuiti. Doppia giornata. E vengono retribuiti normalmente. Salutiamo YouTube. Fai un bel YouTube, che casino. Grazie. YouTube, ciao, YouTube. Giustamente le persone, oltre a guardarmi male, credono anche che io sia un alieno, perché ovviamente non hanno mai visto una roba del genere. Ogni tanto mi salutano, ogni tanto invece rimangono estraniati. In pratica bisogna vedere, è meglio l'iPhone, non è meglio l'iPhone. Ovviamente questa potrebbe essere dotata di un faretto esterno per poter illuminare più la scena, però bisogna un attimo capire, questo Pure Video funziona o no. Comunque non so se sia dovuto al fatto che la fotocamera è nuova, quindi ancora un po' di enfasi nella fotocamera nuova e quant'altro, che mi fa sembrare il fatto che sia tutto così bello, luminoso e quant'altro. Devo dire che il fattore tascabilità, fattore aggancio magnetico rapido e quant'altro sono top. Poi fattore batteria bisogna vederli un po' più avanti, perché avendola testata 2 giorni non si riesce a capire granché. Ho usato l'attacco al petto dell'Insta360 per fare le riprese
sui kart e vediamo se vi lascio qualche spezzone. Io direi che da questo video è tutto, abbiamo fatto il nostro vlog, ci siamo fatti la nostra passeggiata, abbiamo preso il nostro freddo, abbiamo testato la modalità tap house, abbiamo testato la modalità pur video. Noi ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando fatemi sapere se questa inquadratura sul kart al petto vi è piaciuta, anche se l'avrei preferita sul casco ma non c'era l'attacco perché il casco era jet, non era modulare.
ci vediamo in un prossimo video.